Adozione della pecora, lezione numero 1, è il titolo di una performance a Loreto a Prutino organizzata dalla Fondazione No Man's Land in collaborazione con la Fondazione Baruchello e Zerintia. A questo evento hanno partecipato anche alcuni alunni dell'Istituto Comprensivo di Loreto a Prutino, che hanno adottato una pecora di legno e sono diventati pastori di un gregge diffuso nel mondo. L'opera del maestro Gianfranco Baruchello si basa su proposte visionarie che intendono innescare nuove dinamiche economiche e sociali. L'idea di vedere un gruppo di bambini così che si interessa a una cosa che è stata fatta in mille altre situazioni, però tutte, voglio dire, sempre a livello più grande di ragazzi o di persone adulte. Quindi questi bambini si sono buttati con piacere estremo a portare una pecora che è quasi più grande di loro. Questo è divertente, è una nuova esperienza. Per un bambino crescere con queste idee che essere gregge non significa essere uno nella massa, ma fare massa per far comprendere l'importanza dell'essere qui come cittadini, come persone del futuro in base all'Agenda 2030, l'agenda della sostenibilità che noi portiamo avanti come scuola UNESCO e quindi cittadini che un domani dovrebbero essere migliori di noi. Una grande soddisfazione, un progetto tra No Man's Land e la scuola, l'Istituto Comprensivo di Loreto, con la presenza prestigiosa di Baruchello che quest'estate sta esponendo una grandissima mostra a Rovereto, quindi la dimensione che si assume a livello non solo nazionale ma internazionale, quindi è una grande soddisfazione. Faremo sempre del nostro meglio, visto anche le persone che vogliono essere presenti a Loreto, e noi sicuramente faremo come amministrazione la nostra parte.